una speranza di una nuova vita, cioè mettere un punto alla vita vecchia e iniziarne una nuova, un nuovo cammino. Un nuovo sorriso per voltare pagina e riprendere un passo alla volta la propria vita in mano, proprio dove si è interrotta ormai anni fa. Rachele, 23enne, aretina, da oltre 10 anni, combatte infatti contro l'anoressia. A 8 anni sono appunto comparsi i primi sintomi. Io li ho nascosti fino a 13 anni, con l'esame di terzo medio e tutto sono venuti fuori, inevitabilmente, e da lì è iniziato un vero e proprio calvario. Sono stata ricoverata in varie strutture, sia all'ospedale che in altre come Todi, appunto, Aurin, però non ho mai trovato forse io la forza necessaria per dire basta, perché l'anoressia in questi anni, essendo parte della mia vita, io mi ci sono identificata, io ho paura anche, è brutto da dire, però ho paura a lasciarla perché per me è una certezza. Cioè è la mia amica, è la mia peggior nemica, mi ha tolto tutto, tutto. Purtroppo con il tempo la situazione si è ulteriormente complicata. A 19 anni Rachele è stata ricoverata d'urgenza a causa di un'importante setticemia, per la quale i medici non hanno avuto altra scelta che sottoporla ad un delicato intervento di rimozione di tutti i denti. Ora io dal 2017 sono seguita da vari dentisti, però tutte a pagamento. Io e la mia mamma con fatica abbiamo fatto delle protesi che però non posso portare, perché non avendo punti appoggi mi si muove e non ci sta. Io le protesi fisse non le posso fare a causa sempre dell'osteoporosi, quindi mi devono mettere degli impianti speciali senza andare a toccare l'osso. E questo ha un costo elevato. Rachele, assieme ad un'amica, ha così dato avvio ad una campagna di raccolta fondi su gofundme.com. Per chi volesse sostenere la causa può farlo su Doniamo un sorriso nuovo a Rachele. Spero di riuscire a raggiungere questo mio piccolo obiettivo, che è magari attraverso anche la spinta di un nuovo sorriso, di appunto riuscire un po' a mettere un punto a questa storia. Cosa ti auguri per il tuo futuro? Per il mio futuro mi auguro una vita normale, non fatta di oro e basta, ma di alti e di bassi, però quando ci sono i bassi di rialzarmi. Mi auguro serenità, di dare meno preoccupazione a mia mamma, di poter la mattina fare quello che fanno tutti, alzarmi, andare a lavorare e un po' di spensieratezza.